Il codice destinatario è un codice alfanumerico di 7 caratteri che l'Agenzia delle Entrate rilascia ai soggetti accreditati presso il sistema di interscambio. Il codice assegnato ad Aruba è KRR H6B9. Può essere utilizzato da tutti gli utenti di fatturazione elettronica di Aruba per ricevere le fatture elettroniche direttamente sul proprio pannello web e puoi registrarlo sul portale fatture corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate o comunicarlo ai tuoi fornitori, che dovranno inserirlo nel campo codice destinatario di ogni fattura elettronica. Ti consiglio di registrare il codice sul portale fatture corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, in ogni caso. Così ti sarà garantita la corretta ricezione delle fatture elettroniche, a prescindere da quanto riportato nei file XML dai tuoi fornitori. Eviterai quindi la mancata ricezione di fatture per omessa comunicazione del codice ad alcuni fornitori, o per errori di compilazione della fattura stessa. Collegati su ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale. Ed autenticati con SPID, CNS o CIE. Se operi per conto di un'azienda, devi scegliere l'utenza di lavoro per cui operi. Se sei un libero professionista o ditta individuale, puoi operare per tuo conto. Vai su Cambia utenza e seleziona l'azienda per cui vuoi operare scegliendo la partita IVA corretta. Ora conferma ed espandi il menu dei servizi, quindi vai sul servizio fatturazione elettronica. Imposta l'utenza di lavoro come incaricato. Può essere il legale rappresentante o altro delegato da lui incaricato per conto della partita IVA di cui vuoi registrare l'indirizzo telematico. Su fatturazione elettronica e conservazione, scegli la voce registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere le fatture elettroniche. Inserisci il codice Aruba KRR H6B9. Conferma cliccando su aggiorna. Dopo la registrazione dell'indirizzo telematico, tutte le fatture destinate alla partita IVA che ha eseguito la registrazione verranno sempre e comunque inviate utilizzando il codice destinatario inserito. Mi raccomando, verifica con molta attenzione i dati inseriti sul portale dell'Agenzia delle Entrate, perché in caso di errore le fatture non saranno recapitate. Conclusa la procedura, ti viene rilasciato un QR code contenente tutti i dati della partita IVA appena registrata, compreso il codice destinatario. Per ulteriori approfondimenti consulta la pagina di assistenza dedicata sul portale dell'Agenzia delle Entrate.